Siamo arrivati alla terza serata di Sanremo. Dopo aver ascoltato tutte le canzoni in gara nelle due giornate precedenti, oggi dal palco dell'Ariston torneranno a esibirsi i 28 cantanti con i loro brani inediti che stanno già spopolando, chi più, chi meno, in radio. Ad accompagnare Amadeus nella conduzione, oltre a Gianni Morandi, questa sera ci sarà Paola Egonu, la pallavolista della nazionale. Ma saranno ancora tanti gli ospiti che ci terranno compagnia fino a tarda serata. Ore 2 e 3 minuti si conclude anche la terza serata del Festival di Sanremo. L'appuntamento è a domani di nuovo con i 28 artisti in gara che si esibiranno con le cover di altre canzoni e altri cantanti ad accompagnarli. Ore 1 e 58 ecco la classifica generale della giuria demoscopica e di quella del pubblico da casa. 28 Se tu cause perse, 27 Shari Egoista, 26 Will Stupido, 25 Anna Oxa Sali, 24 Olli Polvere, 23 Gianmaria Mostro, 22 Cugini di Campagna Lettera 22, 21 Levante Vivo, 20 Colla Zio, Non ci va, 19 Leo Gasman Terzo Cuore, 18 Mara Sattei 2000 minuti, 17 Articolo 31 Un bel viaggio, 16 Ariete Mare di Guai, 15 LDA e Se domani, 14 Paola e Chiara Furore, 13 Modà Lasciami, 12 Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato, 11 Coma trattino basso cose l'addio, 10 Giorgia Parole dette male, 9 Elodie 2, 8 Colapesce e Di Martino Splash, 7 Rosa che mi col Made in Italy, 6 Madame nel bene e il male, 5 Tananai Tango, 4 Lazza Cenere, 3 MR. Rain Supereroi. 2 Ultimo Alba, 1 Marco Mengoni 2 Vite. Ore 2 meno un quarto Amadeus e Morandi lanciano Alessandro Siani, che scende dalle scale di Sanremo con Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti che riprende il titolo del suo film in uscita nelle sale il 14 febbraio, Tramite amicizia. Le prime battute del comico napoletano sono sul fatto che, anche stasera, si farà tardi, e lui decide di non essere lasciato solo sul palco. Ma è solo un momento perché poi i due conduttori escono in parte di scena, e inizia il monologo sui telefonini, e dopo l'ennesima battuta sull'orario riceve un applauso del pubblico. Ore 1 e 35 è il momento dell'ultimo artista in gara, Will con Stupido e con il codice 28. Che prima di esibirsi regala ad Amadeus la sciarpa del Manchester United, perché sa che il conduttore è amante del calcio, ma soprattutto perché la madre è della città inglese e Manchester è il nome del suo primo disco. Will ha una semplice camicia blu e dei pantaloni larghi grigi, e durante l'esibizione va verso il pubblico e ruba degli occhiali da sole. Ore 1 e 27 Egonu lancia i penultimi artisti in gara in Modà, che si esibiranno con il codice 27 e canteranno Lasciami. Come nella precedente serata, in cui era stati i secondi a esibirsi, sono tutti molto eleganti, e il cantante, Francesco Silvestre, Checco, ha un gilet di velluto con dei motivi geometrici bianchi e brillantinati. Ore 1 e 21 è il momento del ritorno sul palco di Gianmaria con la sua mostro, e il codice 26. Il cantante è vestito di bianco e ha una maglietta semplicissima, un po' brillantinata, ha maniche lunghe e dei pantaloni altrettanto semplici. Ore 1 e 16 dopo la bella scena del pallone, Amadeus e Egonu annunciano l'arrivo di Shari con il pianoforte che le serve per suonare il suo pezzo, Egoista. La pallavolista si complimenta per la sua bellezza e Shari risponde: "Tu sei bellissima". Indossa un tubino rosso lucido, e non perde la sua anima soul neanche stasera. Il codice per votarla è il 25, ore 1 e 12 sulle note di calore di Emma Marrone, fa la terza discesa dalle scale dell'Ariston Egonu, che ora indossa un abito nero lungo, scollato, e ha in mano una palla, che, dice, senza di quello non sarebbe dov'è ora. La pallavolista fa una dedica ad Amadeus, sii sempre grato, e gli regala il pallone e ricorda il dramma della Turchia e della Siria e spiega che si deve essere sempre grati perché domani ci si potrebbe svegliare e non trovarsi più nulla.
Il conduttore ricorda che sono stati devoluti già 1 milione di euro per la causa. Ore 1:09 Amadeus e Morandi annunciano il prossimo artista, ovvero Setu con la sua Cause perse scritta in collaborazione con il fratello, il suo codice è 24. Il cantante ha una giacca bianca, dei pantaloni a zampa di elefante neri e dei guanti in pelle. Ore 1:07 Morandi fa l'aggiornamento dei follower di Instagram di Amadeus, che ha superato 1,2 milioni, e il direttore artistico propone al co-conduttore di aprire un profilo di coppia, poi scattano una foto con il pubblico. Ore 1:02 è il momento di Ariete con Mare di Guai, codice 23, lanciata da Egonu. La cantante è vestito con un cappello in testa, una giacca cammello oversize, un pantalone dello stesso colore e una camicia azzurra e gialla. Ore 00:59 Amadeus lancia i 22esimi cantanti in gara, che hanno quindi il codice 22, gli articolo 31 con la loro Un bel viaggio. Oggi i due vecchi, amici, sono vestiti interamente di rosso. Ore 00:54 si rientra dalla pubblicità con le note di Say a Little Player, brano musicato dal musicista morto oggi, Bart Bacharach, e il pubblico applaude. Ore 00:43 arriva, dopo le polemiche e le voci di stasera, una chiacchieratissima a Anna Ox presentata da Morandi. La canzone si chiama Sali e ha il codice 21. È vestita in bianco e grigio con un effetto trasandato. Riceve moltissimi applausi da parte del pubblico che inizia a urlare il suo nome a squarciagola. Prende i fiori di Amadeus visibilmente soddisfatta e lascia il palco. Ore 00:38 Egonu presenta l'arrivo sul palco Olly che canta Polvere. Si presenta con un doppio petto gessato oversize con sotto una camicia rosa. Il brano è ritmato e fa ballare il diretto interessato e il pubblico. A metà esibizione toglie la giacca e resta con la camicia e sotto una canottiera nera. Grazie mille a tutti, al pubblico, all'orchestra per quello che mi state dando, dice Olly che ha il codice 20. Ore 00:37 anche Egonu, dopo Ferragni, tira fuori il cellulare per fare una foto con Amadeus e lui esclama, siete tutti social. Ore 00:32 dal palco dell'Ariston si collegano con Rosario Fiorello che ironizza ancora sul fare tardi coperto con un plaid. Arriva anche Lillo che si trasforma in posamen e inizia a mostrare diverse posizioni che fanno ridere il pubblico. Tra queste c'è anche la posa Amadeus con il braccio largo, ma anche la Morandi che piace anche al diretto interessato. Ore 00:22 Rossio e Amadeus annunciano l'arrivo sul palco dei Cugini di Campagna con il brano Lettera 22. Per votarli bisogna digitare il codice 19. Indossano tutti lo stesso vestito sui toni del viola e del verde con degli stivali alti e una serie di paillette decisamente appariscenti. Ore 00:15 Amadeus porta i fiori sul palco alle coriste di Ranieri, poi i due parlano della collaborazione del cantante con Rocío Muñoz Morales. L'attrice, vecchia conoscenza del festival, si presenta con un elegantissimo vestito nero lucido. La bellezza di questa donna è veramente indescrivibile, commenta Ranieri. I due saranno impegnati sabato sera in uno spettacolo chiamato Tutti i sogni ancora in volo. Parla anche Rocío, sono un'italiana ormai adottata, mi sento anche italiana. Non potevo avere maestro migliore vicino a me, ti stupirò, qualcosa in questi 10 anni ho imparato. La lingua, la pasta, anche a salutare in italiano. Inizia un siparietto in cui l'attrice spiega che in Italia si dà la mano, in Spagna il bacio. Alla fine i due finiscono per baciarsi veramente e Ranieri esclama, Raul cambia canale. Ore 00:11 torna sul palco dell'Ariston dopo l'ottima performance di ieri sera Massimo Ranieri.
Amadeus sottolinea la grande emozione vissuta solo 24 ore fa. Indossa un bello smoking bianco e nero con un papillon nero. La grandezza dei personaggi come Ranieri è essere sempre attuale, sono queste le parole che il direttore artistico usa per presentare il suo super ospite. Il cantante napoletano si esibisce con Lasciami dove ti pare. Ore 00:06, Amadeus annuncia l'arrivo sul palco del prossimo artista in gara, Leo Gassman. Il pezzo che ha portato al festival si chiama Terzo Cuore. Si presenta con un look che sta già facendo discutere molto sui social. Rispetto all'altra sera in cui aveva un bell'abito nero, ha mantenuto dei pantaloni neri eleganti, mentre sopra indossa solo una canottiera a giro maniche. Il codice per votarlo è il 18. A fine esibizione commenta: "È sempre un onore, grazie all'orchestra". Poi ringrazia anche Amadeus. Ore 23:58 al rientro dalla pubblicità, Amadeus annuncia l'esibizione dei Coma-Basso Cose con l'addio, che hanno il codice 17. Sono entrambi vestiti di nero, lui con una giacca in pelle, lei con un vestito lungo. Ore 23:44 inizia il monologo di Egonu che ripercorre la sua vita, dei suoi genitori e della sua famiglia, che ha dovuto abbandonare a soli 13 anni per andare a inseguire il suo sogno. La pallavolista parla anche del razzismo e lo paragona a dei bicchieri d'acqua, in cui il colore non cambia il sapore o la limpidità della stessa. Egonu dice di essere fieri di essere italiana e di indossare con un orgoglio la maglia della nazionale azzurra, e viene applaudita dalla platea dell'Ariston, che ripete il gesto anche quando spiega di non essere una perdente per aver perso tante finali, come non lo è chi non è il primo a scuola. Il suo discorso si conclude citando Vasco Rossi, arrivato penultimo al Festival del 1983 e ora un vincente. Ore 23:39 si torna dalla pubblicità ed è il momento in cui si prendono la scena Colapesce e Di Martino, con la loro splash, che si potrà votare con il codice 16. Colapesce ha un abito sul marrone chiaro, mentre il suo collega ha scelto il grigio. A fine esibizione si sono coricati sul palco sommersi dagli applausi del pubblico. Ore 23:24 Morandi presenta un pezzo sui rimpianti e non solo. Si riferisce a Marco Mengoni che arriva sul palco tra gli applausi del pubblico con un completo in pelle e dei ricami dorati. Il pezzo superiore stavolta è smanicato. Il brano che porta in gara è Due Vite. Per votarlo bisogna digitare il codice 15. Il pubblico scandisce la sua esibizione con diversi applausi che esplodono alla fine del pezzo. Mengoni prende anche la standing ovation del pubblico e risponde con un grande grazie. Sussurra qualcosa anche all'orecchio di Amadeus prima di uscire di scena. Ore 23:19 il trio Egonu Amadeus Morandi annuncia il prossimo concorrente in gara. Si tratta dei Colla Zio che cantano il pezzo Non mi va. Per votarli bisogna digitare il codice 14. Si presentano con dei vestiti tutti diversi tra loro rispetto all'ultima volta in cui c'era un motivo comune e a variare era solo il colore. Il pezzo è divertente e movimentato, loro lo interpretano ballando. Ore 23:15 Paola Egonu torna sul palco sulle note di Nina Zilli con un completo nero luccicante. Morandi fa i complimenti alla pallavolista e chiede se sia delicato chiederle quanto sia alta. Lei risponde 1,93 metri e il cantante ironizza: "Io vanto 173 cm d'altezza. Potrei cantarti, ritornerei solo in piedi da te, e non ci arriverei lo stesso". Il siparietto si conclude con Amadeus che porta uno step a Morandi per portarlo all'altezza fisica dell'Egonu, poi dice: "Sei addirittura un po' più alto". I due iniziano a ballare con questa strana composizione tra i sorrisi generali e con sottofondo la musica del Tempo delle Mele.
Ore 23 e 8 minuti resta da solo Amadeus sul palco, che descrive il pezzo inconfondibile di Giorgia, che arriva sul palco con un abito lungo nero molto elegante. Il direttore artistico dice: Morandi è geloso. Se ti annuncio da sola, dice, mi devi chiamare quando c'è Giorgia. Arriva anche Morandi, che prende la performer per mano, e lei ironizza sul fatto che si debbano baciare se lei canta bene. Giorgia porta il brano Parole dette male. Per votarla bisogna digitare il codice 13. La voce potente dell'artista si mixa alla perfezione con la dolcezza intrinseca nel brano. Il pubblico la riempie di applausi e lei risponde con un «Wow, grazie!». Partono anche dei cori per lei che, quasi commossa, se li prende tutti con un inchino. Poi scherza con Amadeus: «Dammi un bacio almeno tu, dato che Gianni se n'è andato». Ore 23 e 1 minuto Amadeus presenta un brano che ha come tema la depressione e la richiesta d'aiuto. Ovviamente si riferisce a MR. Rain, che arriva sul palco con un abito gessato doppio petto nero, e canta il pezzo Supereroi. Il coro di bambini conferisce al pezzo un tocco di emozione in più che avvolge la performance di una dolcezza superiore. Due bambini con le ali da angelo vanno al centro del palco tenendosi per mano e cantando insieme. MR. Rain dice: grazie di cuore. È un'emozione unica, ringrazio tutti. È un sogno. Amadeus dà un fiore a bambino in una scena molto bella. Un bambino, però, lo sorprende con un Forza Milan e Amadeus se lo carica sulle spalle e lo porta fuori dal palco per poi scherzare. Oh, sono in 7 ora. Il pubblico applaude l'uscita di MR, Rain. Ore 22:56 Amadeus annuncia l'arrivo di Elodie, che canta il pezzo 2. Indossa un tubino nero semi-trasparente. L'acconciatura stavolta è un raccolto. Per votarla bisogna selezionare il codice 11. A fine performance ringrazia Amadeus e il pubblico, poi va via. Ore 22:48 Morandi chiede alla pallavolista se sa cantare e lei sceglie il pezzo L'uomo che amava le donne. Poi inizia la sua esibizione e il co-conduttore chiede: ma è dedicata a me? Scatenando le risate generali. Amadeus intanto torna verso il palco. Ore 22:43 Morandi e Egonu chiamano sul palco il prossimo concorrente in gara. Si tratta di Ultimo che canta Alba. Il codice per votarlo è il 10. È vestito con un completo in pelle nera e suona il pianoforte accompagnando la voce durante l'esibizione. A fine pezzo ringrazia per due volte il pubblico e si allontana. Egonu ridendo gli dice: non te ne andare. Ore 22:38 la linea passa al Suzuki Stage, dove Amadeus è con Annalisa, che si presenta con un giaccone rosa e sotto un abito nero. Canta bellissima, il successo che sta spopolando negli ultimi mesi. Sul palco con lei ci sono una serie di ballerini con delle torce che servono per la coreografia e la illuminano a tempo. A fine esibizione sorride ed esclama: grazie a tutti. Morandi le fa i complimenti e annuncia che domani al Suzuki Stage ci sarà la rappresentante di lista. Ore 22:35 Egonu torna sul palco con Morandi. Il cantante chiede spiegazioni sui tatuaggi della pallavolista, che si gira per mostrarli e risponde: è importante ricordarsi chi si è. Ore 22:24 per accompagnare il co-conduttore della 73esima edizione del Festival di Sanremo in questa canzone scende dalle scale San Giovanni, presentato come un giovane di 20 anni. Ma che ha già all'attivo una presenza sul palco dell'Ariston con Farfalle, lo scorso anno, che tra l'altro lo accompagna nella discesa. Il cantante ha un doppio petto nero in velluto e delle scarpe lucide. Ore 22:21.
Ehi bro, e il rapper risponde con una risata. Le luci che accompagnano l'esibizione sono sul tono del viola, e altre che si accendono a intermittenza quando si arriva nel cuore del ritornello. A metà performance, Lazza leva gli occhiali, e si copre gli occhi con le mani interpretando il brano. Ha risposto con un wow agli applausi del pubblico, e poi è sceso dal palco e ha ringraziato e portato i fiori alla madre, festeggiato da un'altra ovazione. La madre, definita una persona speciale, si è messa a piangere imbarazzata. Ore 21:34 sale sul palco Tananai, che per prima cosa saluta Amadeus e Igonu. Dedica alla co-conduttrice anche un baciamano, e lei stupita ringrazia con un sorriso spontaneo. Il direttore artistico annuncia Tango, il pezzo con cui proprio Tananai è in gara con il numero 06. Indossa un abito a quadri blu e rosso, un doppio petto aperto con una camicia bianca. La sua interpretazione è molto più profonda rispetto a quanto ci aveva abituato nella sua prima esperienza. Ore 21:29 Igonu annuncia sul palco l'arrivo di Levante che canta Vivo, per lei il codice è 05. Indossa un abito nero corto trasparente sulla parte alta. Durante la performance si muove spesso agitandosi e ondeggiando dalla destra alla sinistra e dall'alto in basso. Spinge soprattutto nel ritornello a livello vocale con un netto stacco rispetto alle strofe. Interpreta con grande pathos e personalità sfruttando anche le diverse camere sul palco per rivolgersi direttamente al pubblico da casa. Ore 21:26 si torna in diretta dall'Ariston e fa il suo ingresso Paola Igonu, la pallavolista italiana vincitrice di un campionato europeo con la nazionale azzurra. Accompagnata dalle note di brividi, scende le scale e mostra il suo abito bianco lungo e agganciato su una spalla. Igonu, pur altissima, indossa i tacchi, piuttosto bassi, e racconta come si è innamorato del volley, guardando Mila e Shiro. Ore 21:14 Grignani riparte a cantare, dall'inizio. Alla fine dell'esibizione, leva la giacca e mostra la camicia con scritto No War in grigio. E va via senza salutare, e senza ricevere i fuori, lasciando un po' basito Amadeus, ma poi il cantante torna e abbraccia anche il conduttore, prende i fiori e li lancia al pubblico. Ore 21:10 sul palco dell'Ariston torna Gianluca Grignani, che canta Quando ti manca il fiato. Per votare per lui, che ha una giacca bianca, così come la camicia, che ha anche delle chiazze blu, e un pantalone nero, si deve fare il codice 04. Durante l'esibizione, Grignani blocca tutto scusandosi perché ha sbagliato e non sentiva in cuffia. Con una frecciatina a Blanco, probabilmente, ha detto che a 50 anni lui ha saputo fermarsi, mentre a 20 non si sa. Ore 21:06 c'è Rosa Chemical con la sua Made in Italy, il codice per votarlo è lo 03. Il cantante indossa un completo con le maniche aperte vinaceo bloccato da un corpetto nero lucido che richiama i suoi guanti, e un dolce vita rosa. Durante l'esibizione, in cui si è concesso un twerk, si è levato gli occhiali da sole. Ore 20:59 con 2000 è il turno di Mara Sattei, che incontra qualche difficoltà nello scendere le scale considerati i tacchi molto alti. La cantante ha un completo nero in velluto e un sottogiacca blu molto scintillante e, a differenza della prima serata, ha i capelli raccolti in una coda che lascia una tendina. Il codice suo è lo 02. Ore 20:54 scendono dalle scale le prime cantanti, Paola e Chiara, che canteranno Furore. Indossano entrambe un vestito nero trasparente ma molto scintillante, come lo è la loro faccia, e anche quella del loro direttore d'orchestra e dei ballerini da cui vengono accompagnate sul palco nella loro esibizione. Le due sorelle, che si sono riunite dopo anni di assenza, ieri, sono state le ultime a cantare.
Il codice per votarle è lo 01. Ore 20:53 Amadeus apre il televoto per i cantanti in gara, e poi dà a ogni artista un codice con il quale le persone a casa possono esprimere la loro preferenza. Per votare dal telefono fisso bisogna digitare l'894001 e seguire le indicazioni dell'operatore, oppure inviare un SMS al 475. 475.1 con il codice dell'artista. Si hanno a disposizione un massimo di 5 voti, e il costo massimo per ogni voto è di 51 centesimi. Si pagano solo i voti validi, e che il servizio è riservato ai maggiorenni. Il regolamento completo lo trovate su sanremo.rai.it. Ore 20, 48 Amadeus scende le scale tenendo in mano il telefono, e come è successo nella prima serata dopo l'apertura del suo profilo Instagram con Chiara Ferragni, è in diretta sul social delle foto. Il conduttore indossa un completo blu con giacca con una trama brillantinata, anche il suo papillon è nero. Ore 20:45 dopo la sigla dell'Eurovision e quella del Festival di Sanremo, Gianni Morandi, co-conduttore per tutte e cinque le serate insieme ad Amadeus, ha sceso le scale del palco dell'Ariston in completo nero in velluto e papillon dello stesso colore, e ha aperto le danze della terza serata della 73esima edizione ufficialmente. Il cantante, ha spiegato, ha scelto di aprire da solo per evitare i commenti entusiastici del direttore artistico e farlo volare basso, in realtà, però, è lui che utilizza i numeri per annunciare l'arrivo del suo compagno di avventura. Ore 20:35 si apre la terza serata con il Prima Festival condotta da Andrea De Logu, gli Autogol e Jody che hanno intervistato in ordine Gianmaria, Paola e Chiara, Bianca Guaccero, che ha sponsorizzato il Dyson Coma-Basso Cose, e infine Setu. Oltre a questo, hanno spiegato come sarà la scaletta della serata. Sotto le note di una canzone di Annalisa, i presentatori hanno ballato a tempo, ed è partita la gag, perché la cantante è arrivata e si è indispettita con loro, e De Logu l'ha inseguita per scusarsi. Articolo in aggiornamento: la scaletta della terza serata di Sanremo via al televoto Paola Chiara, Furore Mara Sattei, 2000 minuti, Rosa Che Micol Made in Italy Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato ingresso di Paola e Gonu Levante Vivo Tananai Tango Lazza Cenere, LDA Se poi domani i Maneskin cantano un medley di Wanna Be Your Slave, Zitti e Buoni, The Lonelist e Gossip Madame Il Bene nel Male Ultimo Alba Gianni Morandi e San Giovanni cantano, Fatti, Ri, Mandare dalla mamma a prendere il latte, Annalisa canta, Bellissima, sul palco di Piazza Colombo Elodie, 2MR. Rain Supereroi Giorgia Parole dette male secondo ingresso di Paola e Gonu Colla Zio, Non mi va Marco Mengoni 2 Vite Guè canta, Mollami PT. 2. Dal palco della nave Colapesce di Martino Splash monologo di Paola e Gonu Coma-Basso Cose l'addio Leo Gasman Terzo Cuore i cugini di campagna lettera 22 Olli Polvere Anna Oxa Sali, Canto dell'anima. Articolo 31 Un bel viaggio Massimo Ranieri canta, Lasciami dove ti pare, ingresso di Rocío Muñoz Morales omaggio a Bart Bacharach, Ariete mare di guai se tu cause perse monologo di Alessandro Siani terzo ingresso di Paola e Gonu Shari egoista Gianmaria mostro moda Lasciami Will stupido stop al televoto